Un pezzo di storia dell'Andrangheta è morto ieri insieme al boss Pasquale Libri. L'uomo, a 77 anni, era considerato uno degli uomini più influenti e carismatici della Mala Calabrese. Libri si è spento nella sua abitazione di Cannavò, frazione del comune di Reggio Calabria, per cause naturali, dopo aver combattuto a lungo con una malattia. Con il fratello Domenico, detto Mico Libri, anch'egli deceduto alcuni anni fa per un cancro, Pasquale Libri era ritenuto dagli inquirenti uno dei pilastri della cupola del mandamento di Centro, oltre che, alleato fedele della Cosca de Stefano, durante le guerre di Indrangheta che hanno insanguinato Reggio Calabria tra il 1975 e il 1990 e che hanno provocato circa mille morti. Nonostante fosse in detenzione domiciliare per motivi di salute, negli ultimi anni è stato più volte destinatario di mandati d'arresto e nuove accuse, era ormai il più anziano della famiglia rimasto in vita. Secondo le varie indagini, Pasquale Libri era stato incaricato da tutte le altre famiglie di Indrangheta, regine della Compito di far rispettare le regole del codice di mafia alle fazioni che si erano scontrate proprio durante la seconda guerra di 'ndrangheta.